sentirete parlare molto di Dangbei, un brand cinese del quale a breve vi racconteremo il Mars Pro, che è un super proiettore con 3000 ansi lumen 4K, ed è un brand che negli ultimi tempi si è contraddistinto proprio per il rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti. Ebbene, Emotion, Emotien, insomma chiamatela come volete, è un sub-brand di Dangbei e produce proiettori dal prezzo molto economico e con caratteristiche molto interessanti. Oggi parliamo dell'N1, che è un proiettore portatile, che ha un sistema di proiezione Full HD, 500 ansi lumen, autofocus laser, sistema operativo basato su Linux nel quale si possono installare anche le applicazioni, ma che ha una cosa che nessun prodotto nella sua fascia di prezzo ha: è licenziato Netflix, cioè ha la licenza ufficiale per vedere Netflix, tant'è che sul telecomando ci sono anche i tasti di scelta rapida. E a voi potrebbe sembrare una cosa scontata acquistare un proiettore con Android, insomma Linux, nel quale è possibile utilizzare Netflix. In realtà non è così, lo abbiamo visto per esempio negli Xgimi, che per quanto siano potenti e ben costruiti non hanno Netflix e non hanno neanche la certificazione White Wine. Lui ce l'ha e si vede anche bene. L'N1 è un prodotto molto distante dalla media dei proiettori cinesi, e lo è non solo in quanto a funzionalità e qualità dell'immagine, ma anche in quanto a qualità di assemblaggio. In tutta sostanza è un parallelepipedo caratterizzato da forme eleganti e pulite, disponibile in due colorazioni. È grande 18,2 x 12,5 x 19,2 cm, con un peso di circa 1,9 kg. Insomma, è compatto, però non è tra i più compatti del mercato, e queste dimensioni sono dovute non solo al sistema di dissipazione, che è molto funzionale ed è effettivamente anche poco rumoroso, ma soprattutto per la grande ottica che è stata posizionata superiormente, centralmente. Può essere posizionato su un qualsiasi treppiedi, integra un piccolo stand con il quale si potrà regolare l'inclinazione qualora fosse appoggiato su una superficie piana, e poi ha tante porte posteriori. Ha una HDMI, ha una porta USB, ha un ingresso Ethernet, cosa che non tutti i proiettori hanno, ha poi l'uscita per il jack delle cuffie da 3,5 mm e poi ha anche ovviamente l'ingresso per l'alimentatore, che è esterno e che è anche piuttosto grande. L'alimentatore però ha una cosa buona: il cavo è molto lungo, ed è una cosa che negli altri proiettori portatili io non ho mai trovato. Anche negli Xgimi, ok, il proiettore è portatile, lo puoi portare dove vuoi, e poi te lo danno con questo cavo corto e hai sempre difficoltà a gestirlo. Una cosa che non mi è piaciuta è che il brand non ha pensato ad integrare un coprilente, per esempio. Essendo portatile, vuol dire che uno lo porta, lo sposta, lo muove così, la lente è sempre esposta, e non c'è neanche anche in confezione una qualsivoglia borsa per il trasporto. Purtroppo non c'è una porta EARC, quindi l'unico modo per connettere questo proiettore ad un sistema audio esterno, integra due speaker da 5 watt che sono buoni, però diciamo non è che sono proprio il massimo, è quello di utilizzare o il Bluetooth, che integra, però poi c'è il problema del micro lag e della sincronizzazione, no, tra immagini e audio, oppure utilizzare il tipico cavo analogico con il jack da 3,5 mm. Anche il telecomando non è niente male, è realizzato in una plastica scura di buona qualità, e la cosa bella è che oltre che a tutti i controlli necessari per gestire proprio il proiettore, integra questi tasti per l'avvio rapido di Netflix, Prime Video e di YouTube. Fate attenzione però che nella confezione esce senza le batterie, quindi dovete acquistare anche due mini stilo. Come spesso accade poi quando si parla di proiettori portatili, chiunque abbia avuto a che fare con i proiettori più grandi, sapete, quelli lì da fissare e da non spostare più, sicuramente non rimarrà a bocca aperta dei suoi 500 ansi lumen. Questa è la luminosità di picco di questo proiettore, ed è effettivamente una luminosità che è un po' in media con il mercato, perché per esempio l'Xgimi, che è il top di gamma insomma di questa categoria, ha una luminosità di picco di 800 ansi lumen, però costa anche il doppio rispetto a questo N1. L'immagine generata da un sistema DLP con la risoluzione massima di proiezione Full HD, però l'hardware del proiettore riesce anche a gestire file nativi in 4K. La lampada è garantita per 30.000 ore di utilizzo e poi può proiettare immagini da 60 pollici a 120 pollici con una distanza variabile tra 152 cm e 305 cm. Come vi dicevo, poi l'audio dei due speaker da 5 watt è buono, però non è proprio eccezionale. Però è molto interessante il sistema di autofocus automatico, che utilizza una tecnologia laser TOF, e grazie a questa tecnologia il proiettore sarà sempre messo a fuoco in maniera certosina. C'è poi anche un buon correttore trapezoidale, che è in grado di lavorare a più o meno 40 gradi, che resta comunque digitale ovviamente, e insomma queste due caratteristiche lo rendono veramente perfetto per portarlo con sé magari in vacanza, a differenza degli altri proiettori portatili, anzi a differenza
differenza della gran parte dei proiettori portatili, l'N1 Pro non integra alcuna batteria, quindi per funzionare sarà necessario utilizzare sempre l'alimentatore che esce in confezione, che dicevo ha un cavo molto lungo ed è comodo. È grande l'alimentatore, devo dire la verità, però il cavo lungo lo rende molto più gestibile rispetto agli altri che abbiamo visto negli altri proiettori. Poi ovviamente supporta il wifi a doppia banda, quindi 2,4 e 5 GHz, e ha il Bluetooth che utilizza anche per connettersi al telecomando. Nonostante poi si tratti di un proiettore pensato per essere spostato, io sono sempre dell'idea che per sfruttare al meglio anche questa tipologia di proiettori, anzi soprattutto questi proiettori che non hanno una luminosità di picco così alta, è sempre importante utilizzare un telo. Perché? Perché il telo è fatto proprio in modo da riflettere perfettamente la luce che viene proiettata, no? dal proiettore stesso. Se si utilizza questo proiettore magari, non lo so, su una coperta bianca, ma anche su una parete bianca che non è stata pittata con una vernice proprio pensata per le proiezioni, si ha questo effetto di assorbimento della luce ed effettivamente 500 anzi lumen incomincia a diventare ancora meno incisivi. Insomma, utilizzate sempre un telo di proiezione. Se volete qualche consiglio, non vi preoccupate, scrivetelo nei commenti e io cercherò di aiutarvi. Considerando comunque tutte le sue caratteristiche tecniche, le dimensioni e soprattutto il prezzo a cui è venduto, le immagini sono sorprendentemente buone. Non è paragonabile chiaramente ai modelli più grandi fissi, insomma quelli molto più costosi, però devo dire che sono molto soddisfatto sia proprio dalla qualità dell'immagine che dal rapporto di contrasto, che è veramente un buon rapporto di contrasto. È buono anche il tempo di risposta, che permette di utilizzare questo proiettore anche con le console, però così come tutti i prodotti compatti anche lui soffre di quel piccolo layer che si nota quando si guarda l'immagine proiettata proprio da vicino. È come se ci fosse una sorta di strato un pochino opaco, però devo dire che è un problema veramente poco rilevante, perché basta allontanarsi di circa un metro dal telo di proiezione e non praticamente diventa invisibile. Quindi è una cosa che vi volevo dire giusto per correttezza, ma alla fine nell'uso di tutti i giorni non la noterete neanche. Buona è anche l'impostazione di fabbrica per quanto riguarda il bilanciamento dei bianchi, del colore, impostazioni che comunque si possono modificare tramite un menu apposito nel quale si può scegliere la luminosità, si può scegliere ovviamente la nitidezza, il contrasto e il bilanciamento. Per quanto riguarda il software, diciamola tutta, non è un proiettore Android, in realtà è basato sul kernel Linux, integra un app store con il quale si possono scaricare sì la gran parte delle app che si potrebbero scaricare con un altro tipo di proiettore, magari quelli animati da Android. Vorrei però che il numero delle app integrate in questo store è nettamente inferiore a quelle che troveremo per esempio in un proiettore con il Play Store. Ok, ci sono diciamo le app di streaming più comuni, Netflix è preinstallato, Prime Video è preinstallato, insomma si possono scaricare alcune applicazioni, ma diciamo che non è proprio così dinamico come un proiettore animato, non so, dal sistema operativo di Google. Vero è però che nel menu si naviga molto velocemente, non ci sono mai rallentamenti, l'interfaccia è molto semplice da gestire, così come il menu delle impostazioni del proiettore. Però fate attenzione perché al primo avvio esce con lingua cinese, quindi dovete prima associare il telecomando via Bluetooth e poi cambiare la lingua, perché altrimenti non ci capite proprio niente. Il prezzo di vendita dell'Emotion N1 è di €499,99 su Amazon, ma in basso vi lascio un link che vi porta a una pagina prodotto proprio su Amazon nella quale lo potete acquistare in sconto a €449,99. Però mi raccomando, attivate il box nella pagina del prodotto, così si attiva il coupon, ed è un prezzo molto interessante per un prodotto che in pratica costa la metà dell'XG Mialo, ed anche se ha qualche lumen in meno, perché ricordiamolo, l'XG Mialo a circa 300 anzi lumen in più rispetto a questo prodotto, ha una caratteristica che effettivamente, nonostante la grande qualità di XGMI, beh, nessun proiettore ha. È un proiettore ufficiale Netflix, quindi voi lo collegate, lo configurate e già potete vedere Netflix al massimo della risoluzione. Solo due le cose che avrei comunque cercato un po' di migliorare in questo proiettore: il trasporto, serve un coprilente o comunque una borsa di trasporto. Mi sarebbe piaciuto vederlo animato da un sistema operativo con uno store, diciamo, un pochino più completo. A quel punto però sarebbe stato necessario probabilmente un hardware un pochino più prestante, il prezzo si sarebbe lievitato, diciamo, insomma, tutto sommato ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. E ragazzi, questo era l'Emotion N1, Emotion, non riesco a capire se i cinesi lo sono questi, è un pochino strani. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io sono Dario Callindo, ci vediamo al prossimo video su Jizz.